caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Danimarca e Francia. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. E ora tutti in piedi per gli inni delle nazionali che si affrontano in questa gara. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco le formazioni delle due squadre. Dunque, calcio d'inizio. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Il mio voto va a Hugo Lloris, un portiere bravo e molto esperto. Cerca il tiro! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Griezmann. Pallone alto nello spazio. Ci mette la testa. Giroud con la palla alta sulla fascia. Griezmann scatta verso il pallone. Conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Bel pallone. Devia di testa. Colpisce in linea portiere battuto. Ci è andato molto vicino, e però non ha trovato la porta. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso, è stato davvero sfortunato a prendere il palo. Lemar prova il cross, colpisce, palo, la sfera entra in porta, è arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. C'è delusione per oggi, ma insomma, soprattutto c'è rimpianto per quella semifinale persa.
Da quel momento in poi, diciamoci la verità, non hanno più trovato la condizione migliore. Che partita ti è sembrata, Luca? Hanno giocato a viso aperto e ci hanno provato. Alla fine gli avversari si sono dimostrati più forti e hanno finito per avere la meglio. Però devono fare tesoro di questa sconfitta anche in vista dei prossimi impegni.